Cari amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan. Innanzitutto vi voglio ringraziare per i commenti che mi avete fatto al mio ultimo video. Grazie di seguirmi con così tanta passione. Poi vi voglio dire, questa mattina ho visto il telegiornale, altre inondazioni, altre bombe d'acqua, altre cose tremende sul territorio italiano, esondazioni, inondazioni, nubifragi, allagamenti. Sempre le notizie le riporta la RAI con grande sgomento e meraviglia. Ma a dir la verità, di che ci si deve meravigliare? Se la gente fa gli edifici negli argini dei fiumi, poco manca che facciano le case nel letto dei fiumi. Allora certo, poi vanno tutti a gridare in piazza contro il politico che non ha previsto la sciagura. Ma quando andavano a chiedere nel municipio i condoni edilizi, allora di chi è la colpa? Certo, anche dei politici che con i condoni edilizi hanno fatto la loro fortuna. Tutti i palazzinari che hanno costruito abusivamente, che non informavano la gente che costruivano sugli argini e i greti dei fiumi. Ma poi anche quelli che costruivano sapendolo la loro casa con i risparmi, perché poi dicono: adesso facciamo causa allo Stato per avere l'amnistia edilizia, la sanatoria, e quindi costruiamo dove vogliamo, dentro i boschi, dentro i fiumi, dentro i laghi. Poi quando c'è un'inondazione, un'esondazione, un alluvionamento, frane, incendi forestali, denunciamo lo Stato perché ci hanno consentito, ci hanno concesso questi come dire, condoni edilizi. Quindi la colpa è dello Stato se ci ha autorizzato a fare le casse dove non dovevamo, pagando un condono. Noi abbiamo pagato il condono, è come una polizza sulla costruzione. Prima fai le casse dove non devi e poi te le vuoi fare rimborsare perché le costruite dove non dovevi. Non te lo hanno detto che non dovevi lì? Oppure è arrivata un'ingiunzione di demolizione e tu hai fatto ricorso e te l'hanno condonata? Dovevano essere più severi e fartela battere. E quindi, come dire, i politici corrotti che prendono soldi per il condono edilizio sono italiani. Chi li vota sono italiani, perché vogliono la casa condonata e la vogliono costruire dove vogliono, perché si valorizza turisticamente. E poi ci sono i fessi che non lo sanno che lì c'era l'argine di un fiume, il greto di un fiume, e vanno a comprare una casa dove non doveva essere costruita. Quindi Genova e altre città che questa mattina ho sentito hanno questi problemi. Hanno cementificato le riviere dei fiumi con pati, case, portici, terrazze. Quell'acqua non è più assorbita dal terreno. Il fiume travassa e quindi vi beccate l'acqua. Ma perché siete andati a costruire agli argini dei fiumi le case, quando di solito non si dovrebbe costruire una casa a più di 500 metri da un fiume? Certe zone d'Italia, vai a vedere, stanno appiccicati al fiume. Un altro po' aprono la porta di casa, mettono un piede e cascano dentro il letto del fiume. Perché no, non costruite direttamente nel fondale del fiume le case quando sono in secca? E quindi questi sono i difetti del nostro paese, che ci lamentiamo dell'incuria dei servizi della protezione civile, no? Ma chi vi ha mandato, a quelli, dico, quelli che hanno costruito intenzionalmente le case vicino ai fiumi, i laghi, il mare, chi vi ha mandato a costruire lì le vostre case, anche se avete usato i vostri risparmi, perché costava poco? Abbiamo questa usanza di trasgredire la legge, fare quel cazzo che ci pare. No, io la casa la voglio costruire a mezzo isolato dal fiume, proprio dove c'è una confluenza, che si riuniscono in tre ruscelli per fare un fiumiciato. Cioè la casa
tra tre o quattro ruscelli quando si inonda. E quindi quello che a Mestre, non so, ora no, non mi sovviene in che altre città, valanghe, frane, smottamenti. E io ho visto interi quartieri costruiti a ridosso dei fiumi, ma non vicino al fiume, sopra il fiume. Poi quando potevano, i rigagnoli d'acqua, i corsi d'acqua piccoli, direttamente li asfaltavano sopra, li chiudevano dentro l'asfalto e ci costruivano intere file di edifici sopra. Certo, lo smottamento del corso d'acqua che rimaneva sotterraneo scavava la terra e poi crollano gli edifici perché il corso d'acqua sotto non si può controllare. Prima o poi rompe gli argini sotterranei di cemento e inizia a scavare nella terra, a creare fango, a filtrarsi sotto gli edifici. Ma per fare quelle porcherie lì, vi siete comprati i politici, i sindaci, gli amministratori e vi siete comprati i condoni edilizi e tutte queste cose qua. Poi è colpa della protezione civile e dei politici, ma chi li ha comprato questi condoni edilizi per costruire quello che volevano e dove volevano? Su terreno argilloso e franoso costruire degli edifici troppo pesanti, troppo instabili per quei luoghi. Vabbè, a me mi spiace per le vittime delle inondazioni, soprattutto mi spiace per quelle vittime che non sapevano dove andavano a vivere, che gli hanno rifilato una sola di casa. Ma quelli che si sono voluti fare la casa sull'argine del fiume, di un fiume coperto per di più, per costruire di più, beh, non so che pensare, se lo sono cercato. Certo, mi spiace per loro, magari avranno avuto delle vittime e delle perdite ingenti. Ma non bisogna costruire nei luoghi dove la natura non te lo permetterete, bisogna rispettare la natura, mantenere le distanze dai luoghi pericolosi e non ostinarsi a voler costruire cementificando dove uno vuole, perché hanno coperto gli argini dei fiumi, hanno trasformato molti fiumiciattoli in fiumi sotterranei, perché tu guardi e non ci sono alberi, non c'è fiume, non ci sono argini, ci sono parcheggi, supermercati, edifici, soltanto che stagionalmente, ogni tanto, ogni qualche anno, quei fiumiciattoli diventavano dei torrenti in piena. Adesso, rimanendo sotto la pavimentazione urbana, scavano la terra dove prima c'erano argini fangosi, adesso ci sono edifici. E i fiumi diventati sotterranei scavano sotto gli edifici e poi gli edifici crollano perché si creano delle voragini sotterranee. E questa è la scemenza di noi italiani. Pensiamo che con le mazzette risolviamo tutto. Ecco, almeno la regione li paga i funerali. Comunque, questa è un'altra riflessione. So che potrà risultare polemica, ma non vuole essere un'aggressione contro le vittime dei nubifragi, delle bombe d'acqua, delle alluvioni. Ma bisogna ragionare, bisogna finirla con questo, che uno bisogna rivalutare il territorio e questo significa rivalutare le costruzioni già esistenti in luoghi sicuri e abbattere le costruzioni costruite in luoghi inappropriati perché fanno diventare tutto il territorio precario. E non continuare a costruire in luoghi precari perché c'è di mezzo la salute pubblica, se no le esondazioni continueranno perché le casse cascano nei fiumi, poi chi toglie i detriti? Invece bisogna rivalorizzare i quartieri abbandonati delle grandi città e anche delle periferie e delle città piccole e disurbanizzare le aree che sono a rischio e che non sono edificabili. Spero che questo lo capisca qualcuno di chi mi guarda. Perché in Italia c'è stata una saggezza edilizia e per migliaia di anni non si è costruito dove adesso si pretende costruire, negli argini dei fiumi, nella riva dei laghi, vicino al mare, dove ci sono scarpate burroni. Pazzesco! Allora, bisogna disurbanizzare le aree a rischio, togliendo tutte le case abusive, per lasciare liberi di respirare i fiumi, i laghi, eccetera, e riurbanizzare le aree abbandonate delle città e dei centri abitati.
con questo vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie di seguirmi e a presto. Ciao.